Riguardo alle proteste dei comitati delle famiglie della strage di Viareggio per la sua nomina al vertice dell'azienda e se lui fosse disponibile ad incontrare il nuovo AD di Ferrovie, Michele Mario Elia, ha risposto che la disponibilità nostra c'è sempre stata. Elia, che all'epoca era presidente di RFI, è uno degli imputati al processo per la strage di Viareggio. Elia ha sottolineato che si tratta di un dolore che abbiamo tutti in Ferrovie, ci ha colpito tutti in maniera molto forte e partecipiamo al dolore delle famiglie e aspettiamo con serenità, dando il contributo che possiamo dare alla giustizia, che sta cercando di fare il suo corso per arrivare ad un risultato. Pronta la risposta dei familiari delle vittime, questa eventualità può avvenire solo se rinuncia all'incarico di amministratore delegato, nel caso contrario rifiutiamo questa sua proposta di incontrarci. Ha detto Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che raggruppa i familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 di Viareggio.